Alzati, è ora. Il treno non ci aspetta. Chissà, a noi ci pareva d'andare a vincere un terno al lotto. Ci davamo quell'importanza a quella parola di Francia. Ma improvvisamente mi viene in mente tutto. Dobbiamo partire per un paese lontanissimo, misterioso per me, l'Africa. Sì, voglio scappare perché sono insoddisfatta dal punto di vista lavorativo. Sonno io viaggiavo lontano in quelle terre remote, in quella patria diversa a noi, tutta differente, e già ripensavo ai miei più cari genitori. È immensa la nave, è veramente bellissima, è proprio come una città nel mare. Il 23 settembre 1920 il bastimento Northern culava maestoso le sue eliche nell'acqua turchina del Grande Atlantico. Appena fui in moto mi cominciò il cuore a tremare, come quell'uomo che per la prima volta bisogna che ormai lasci quel luogo nativo. Dopo 14 giorni sbattuto dalle onde dell'immenso oceano, per un caso di malattia infetta scoppiata nel bastimento, ci trasbordarono tutti circa 1700 passeggeri nell'isola di Quarantina, che si trova una mezz'ora distante da New York. Ma non ho il coraggio di andarmene. E soprattutto ho il terrore di tornare a Ferrara e ricominciare tutto da capo. Sembra molto lungo, non avendo nessun svago, nessun divertimento, ma nello stesso tempo posso chiamarmi fortunato finora. Ormai è metà febbraio e di tutto ciò che avevo immaginato mi sarebbe accaduto, ben poco in realtà successo. Ma mi troncò questo mio pensiero melanconico, la vista ancora di mia madre. Qualcosa mi stringe il cuore e rivedo i volti come ombre dei miei cugini, dei miei zii, dei miei nonni, della nonna. Ora vorrei proprio piangere liberamente perché questo nodo che mi è venuto in gola mi soffoca. La mamma mi stringe più forte la mano, almeno così mi sembra. E la voce di Miriam è rassicurante. Non piangere, andiamo dal babbo, non sei contenta? Sì, certo che sono contenta di andare dal babbo. Cerco di immaginare il suo abbraccio, il suo viso. Ma allora, perché sento tanto dolore?